guardia su Mastrangelo, sicuramente sì. Buona entrata e bel canestro anche di Tognazzi. Di Coach Marchini. Si trova la ricezione profonda di Eli Antonio, scarico per Tognazzi. È caldo Federico! Due canestri uno meglio di un altro e soprattutto un attacco fatto bene da Piombino che ora recupera la palla e va al contropiede con Paolini. Altri due punti. Ha seguito il compagno e è riuscito a trovare un buon canestro. Questo è un gran canestro, taglio backdoor. Il ribaltamento di Eli Antonio, attacca il pitturato Pistolesi, il tiro in sospensione di Niccolò, può attaccare Piombino, l'hesitation di Paulin che prova ad attaccare spallacanestro Benitez. E trova due punti. Accoglie il palleggio Venucci, Eli Antonio spallacanestro contro Benitez, palla fuori ancora per il mancino di San Vincenzo. Raccoglie il palleggio Paulin, trova lo scarico per Eli Antonio. In allontanamento il tiro di Giacomo, ma è un professore, gli permette il lusso di giocare senza Lorenzetti. Questo è importante. Offensiva sul meno 6. Si va ancora degli Antonio. In allontanamento il tiro di Giacomo, doppia cifra per lui. Prova a rispondere Capitan Bianchi, la bomba ignorante dell'uomo di Pomarano. Quarto hanno sbagliato un tiro, massimo due, non di più. E ne mette un'altra! Candotto, ma l'avevano giocata benissimo anche questa. Dall'altra parte in transizione, dodicesimo punto per Eli Antonio. E sulla quale ci ha costruito le sue fortune. Ora arriva il canestro buono di Paulin. In allontanamento Eli Antonio, ma è lui. Buona entrata di Tognazzi, manca di poco l'anticipo Tozzi, costretto agli straordinari Eli Antonio, però ne mettessimo tre ora in uscita dal time out, Mau. Sarebbe malissimo, no? Firmiamo per due, va vai! Bene, l'importante, è stato lui che ha dato il là al quarto, lo step back di Mattia, il lob per Pistolesi che si appoggia al vetro, tiene il contatto. Saverio, iniziativa sul braccio di Caversaggio. Ancora 10 secondi alla fine. Lo step back in allontanamento. Oh! La bomba di Mattia Venucci. Che attacca Lorenzetti, la virata di Mattia. Rimbalzo offensivo di Antonio. Il tapino. Eli Antonio se la deve giocare contro Bellachioma, lo deve attaccare Mau. Alza la parabola Giacomo. 4 minuti.